Tanto fuga! Sono ovunque! Posso? No! No! Ho premuto per sbaglio! Tua madre è affascinante! Ehi, 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 purtroppo mi tocca. non sono per niente felice oggi, ragazzi. Ehi, hey, gente, questo è il benvenuto sul canale con una serata indie horror. Oggi, ragazzi, non sono per niente contento, ve lo ripeto, perché mi tocca completare la quinta notte su Freddy Fazbear Pizzeria Simulator. Una notte che so che mi peserà molto sulla mia psiche e soprattutto sul mio coraggio, lo metterà a dura prova. Comunque, se vi ricordate, abbiamo riciclato il quarto animatrone, che credo che si chiamasse Lefty. Non ha parlato effettivamente quando l'ho assunto, è stato l'unico a non dire niente effettivamente. Tutti gli altri tre hanno detto la loro cosa, ma lui non ha detto niente. Che mi fa pensare che lui potrebbe essere uno di quegli animatroni silenziosi che oppure magari come la marionetta dietro di me, sai, e la devo controllare ogni tot di tempo. Non lo so, però credo che sarà una bella spina nel fianco. In ogni caso, eccoci qui con la quinta notte, che credo che comunque non sarà l'ultima, in quanto il mio, diciamo, supervisore, il tizio che parlava molto spesso, mi diceva il party di sabato sera, quindi probabilmente questa sarà la penultima notte. Ma dita incrociata, magari è l'ultima. Allora, venerdì sera, allora, giorno in realtà, siamo nella parte gestionale. Direi, non ho abbastanza soldi purtroppo per comprarmi il cosetto che dicevo di Rare Finds, cioè il tizio che mi faceva aumentare le entrate, ma non ho soldi per comprare niente in realtà. Ma i bambini cosa fanno qua? Affogano? A meno che non ci siano degli scorpioni velenosissimi sotto le palline, non ha senso che sia 4 di liability risk. Cos'è? Nuotando, sbattono testa contro testa. Spiegami. Questo non so cosa serva, però $6,000 per 5-5 col cats. Questo è carino. Molto carino, in quanto danno atmosfera 9 e health and safety 5. No, non spendo i miei soldi, ci ho ripensato. Utilizzerò i miei soldi per potenziare il mio equipaggiamento, ma è geniale, ragazzi. Sono un genio. Perché mai dovrei spendere i miei soldi per queste cose quando posso tranquillamente... Allora, compriamo questi due che mi ispirano, perché li posso mettere come distributore di ho già paura. Di bevande, ok. Aggiungiamo i coin slot, così praticamente potremmo... Playtest? Get as many, surprise as many kids as you can. In che senso? Ah, quando sono vicini. Ha parlato in russo? Non ho capito. Cosa ha detto? What? Quindi devono essere il più vicino possibile sti bambini? Sti maledetti quando sono veloci. Quei tre non si sono cagati addosso. Food punch for everyone. Non era russo, era inglese. Sponsorship $5,000. Però questo, se da $5,000, perché sicuramente è una fregatura, è uno di quelli di compare ogni 3x2. Effettivamente la pubblicità del pop soda alla fine mi compare una sola volta per notte. Può darsi che questi che ti danno di più compaiano ogni tot di tempo, abbiano un cooldown, mentre quello compare una sola volta. Per questo dà solo 250. È un'altra cosa sulla quale non voglio investigare, onestamente. Quindi grazie, puoi tenerti i tuoi $5,000. Sto bene così, come si suol dire. Sto bene così. E non lo so se dovrei raccogliere altri soldi. Alla fine devo capire a cosa serve raccogliere a grana extra. Cioè, così su due piedi. A parte, diciamo, raccogliere soldi extra oltre la notte, no, perché vedete ogni 1000 punti mi danno $100. Raccogliere soldi extra, probabilmente solo così mi potrei permettere la cosa, come si chiama, le cose più costose, tipo il pupazzo giallo che vuole... Esci da questo gioco che lo odio. Lo odio, no, questo mi fa cagare addosso. Madonna mia. Playtest. Pure questo c'è un gioco. Get ready. Take one. Spazio. Cosa? Cos'è sta roba? Cos'è? È sta cagata. Anzi, vediamo se riesco stavolta a vincere. Dai, devo fare 20 canestri. Forza. Ha! 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 Ha!
sbagliando? Maledetto! L'ultimo! Non lo gioco più perché, proprio perché era l'ultimo. Brucia così tanto. Sto maledetto. Bastardo, l'ultimo. Sbagliando. Sì, no. Come 19? Come 19? Quello è mancato. Basta, basta, basta. Basta, ci rinuncio. Ci rinuncio. Comprerei un'altra cosa, onestamente, giusto da mettere qua. Non so che cosa, essere sinceri, ma questo cosa mi dà? Aumenta l'atmosfera. Questi li ho già comprati tutti. Questo cos'è? È un animatrone? No, no, questo è... Ok, da le caramelle, perfetto. Quindi lo posso mettere perché distribuisce le caramelle. Ci sono, ci sono. Easy, easy peasy. Dai, dammi qua. Ok, add coin slot. Green and polish. Ok. Andiamo. 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 Non ci riesco. Non riesco a premere fi. Non ci riesco. Non ci riesco. Non me ne volete, ragazzi, non ce la faccio. Preferisco restare qui anche per 3 ore. Divertirmi così, ma non ce la faccio. Ah, vediamo se ho ragione. È vero, l'ultima cosa su cui devo indagare, vediamo se ho ragione. Se il tizio da 5 dollari è quello che ho riciclato ieri. No, non è lo stesso. Ok, non è lo stesso. Capito? Pensavo fosse lo stesso, per un attimo immaginavo fosse lo stesso, allora non è lo stesso. Perché mai dovrei comprare qualcosa che mi dà 9 di liability risk? Cioè, guardatelo, ho capito che è 9 di intrattenimento, ma se quel 9 di intrattenimento mi stacca la testa a un bambino, mi arriva la guardia di finanza in casa, meglio di no, meglio di no. Questo anche da 1 di liability, perché se un bambino mette la testa in mezzo ai piatti, tlac, le la appiattisce, perché ovviamente bisogna considerare, oh là là, è il chip. $32,000, ma come credo ve lo faccio a raccogliere così? $71,000! Vabbè che dà un botto, però $71,000. Probabilmente questi sono per la modalità... Credo, così su due piedi, che ci sia la modalità infinito, no? Senza la parte gestionale nella quale devi praticamente gestire solo il negozio. Probabilmente sono per quella modalità questi. Sottaceti! Così, $15 dei sottaceti. Devono essere i sottaceti più buoni del mondo, perché $15 per dei sottaceti sono tanti, Però è unavailable, come lo sblocco? Il sottaceto. Allora, qui fan time chica. Questo veramente dà un botto. Bonus revenue 9. Questo è di coso, di FNAF 5, Sister Location. Cioè, è sto cupcake ovviamente tutto filato. Anche questo c'ha i denti tutti affilati. Però non dà liability, stranamente. Mentre questo, bastardo, c'ha i denti normali da erbivoro. E invece dà liability. È un ingannatore della cadrega. Io col cavolo che ti compro. Questo mi piace perché dà 9 di health and safety e 7 di intrattenimento. Però non me lo posso permettere. In ogni caso, non era Lefty, a quanto pare, quello che ho riciclato ieri. Credevo di sì, ma... le mie teorie vengono sempre screditate. Facciamo subito la cosa giusta. Ok. Tasks. Vediamo. Un 2. Solo 2. Facciamo così. Dove sono tutti? Ok, stampante, advertising, print flyers. Sento niente! Sono vivo? Strano. Ok, sono tutti via. Task advertising, yes. Sì, comunque il crr crr che si sente rappresenta il movimento. No, 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 no! Abbi pietà della mia anima. Abbi pietà della mia anima! No, mi trasformare in macinato misto per il hamburger. Ti prego. Non sono un ripieno per animatroni. Puoi credermi? No, non è casa. Non è casa tua. Non è casa tua questa. Non è casa tua. No! Perché? Perché mi devi molestare in questo modo? Sono minorenne! Sono minorenne, non te la devi prendere con me!
Guarda che le pene sono gravi, eh. Tua madre è affascinante! Da tutte e due le parti! Ho paura! Ho paura della mia vita! Non ce la faccio! Non ce la faccio! Farmi del male. Ancora! Ma questa è molestia, questo è abuso! Che ruolo ho io in questo gioco? Guardia di sicurezza oppure vittima? Ti prego! Oh! Attiva sto schifo! Ok. Ma cosa mi serve? Ho ordinato anche i candy unit. A che cazzo mi serve? $900 l'ho pagata quella merda. Scannerizzami tutto, bro. Non c'è niente, ok. Madonna, mi ti infilo un pugno in gola, te lo do io. È lui, è Lefty, l'ho visto in faccia adesso. Madonna mia, ti svitto il cranio. No! Suino. Questo è falso advertising, questo è falsa pubblicità, ragazzi. Perché tu quando apri sta roba ti immagini, ah, guarda che bello, un gioco felice. Poi finisci là dentro, in quell'ufficio, e ti si rivela l'orribile mondo del lavoro. Cioè, marca troia. Era un buon punto, ma non so che cosa serve al handy unit. Cioè, il hyperlink avevo immaginato, cioè, così su due piedi direi che serva... No. Così su due piedi direi che serva... Sento niente. Il fatto è che se passo su motion detector, rinuncio al mio... Oh! È già qui! Sei pazzo? Sei forse pazzo? Mi lasci in pace! La prego! Vaffanculo! Via! Ancora! I heard your call. Tanto fumo! You should have known I'd find you. No, questa è una questione personale. Io non me ne vado finché non ho finito sto gioco. Questa notte. Allora, cosa intelligente, attiviamolo subito. Ah, mi disattiva. Ho capito. Utilizzare il resto mi disattiva automaticamente il. Ah! Non riesco a girarmi! Posso? Mi uccidi? Hai pietà di me? Della mia povera animella? No. Non ha pietà. Questo gioco non sa cosa sia la pietà. Questo gioco sa solo cosa sia la molestia, l'abuso, la sofferenza, tutt'altro. Sì! Chi? No. Cosa? Non ho finito.
credo se ne sia andato. No! Cazzo, ho finito. Ancora? Vattene. Vattene. Fascinating. Tua sorella è affascinante, te lo dico 40 volte, vuoi che te lo ripeta? Tua madre è anche affascinante. Basta, via! Vuoi che insulto anche la zia, i nipoti? Via! Non sei il benvenuto qui. Via! Ma perché? Oh, sono tutti da un lato. Un culo tremendo. Ho un culo tremendo, sono tutti da un lato. Posso? No, non posso. Posso? Ah, fanculo, erano tutti da un lato, come non detto. No, advertising. Sento un cazzo. Mi sembra ci sia nessuno. Oh! Finito? Sei via? Posso? Madonna. Ok. Sì. È che la ventilazione silenziosa è tanta roba, però mi devo sempre ricordare di abilitarla. Sapete quale sarebbe una cosa suina? Ah, quello si sta avvicinando. Ah, si stanno avvicinando, sì. Ok. Yes, task, task. In culo a mammeta. Posso anche andare anche in culo a sorreta. Farmeli toccare tutti, eh. Dai, dai! Appena acceso il PC, tu sei già lì, aspettavi, Lì, dai, è ora di accendere il PC, coglione. Così ti spavento. Finito? Posso? Hai voglia di molestarmi ancora? Chi? Maintenance, non lo so. Order. Credo di poterlo fare adesso. No! Ho fatto un gravissimo errore, forse sono morto. Attiva, 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 attiva. Raffreddami tutto, bro. Ok. No, non sta andando avanti. Credo di averlo sentito davanti. Credo di averlo sentito davanti. Non ne sono sicurissimo, però. No! Ok, davanti, è davanti. Dai, c'è anche dietro! Ah! Sì, sistema di ventilazione silente. Silente, silenzioso. Una grande differenza. Ok. Task, ultima, ultima, ti prego, ultima. Teniamo la televisione soltanto.
No, 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 no. Se mi uccidi adesso, guarda, ti cago in gola. Non conosco altre minacce. Non importa. Back. Sì, sì. Ah, era lì, bastardo, era lì con la mano così. Ah, ti aggrappo le chiappette. E in ginocchio di fronte a me. La miglior guardia di sicurezza. Sono il miglior. Oh, niente. Aspetta, niente riciclo. Ero già quando ho completato la puntata precedente ero lì a farmi le pippe mentali. Chissà chi sarà il prossimo che riciclerò. Pensavo sarebbe stato il boss finale più figo di sempre. Abbiamo guadagnato 2300 senza nessun coso. Oh no, c'è sabato notte. Non ho il coraggio di farla adesso, cioè. Sono un codardo, lo ammetto, non mi vergogno a dirlo. No! Il 99% dei miei neuroni, il che significa 2, mi sta dicendo di non farlo. L'altro sta ancora dormendo, quindi diciamo è imparziale. Ma non c'è nessuno che sta dei miei neuroni che sta dicendo fallo. Ma come si suol dire, quando hai paura di saltare, salta. Allora, ho 4.000 dollari, non voglio comprare niente, buttiamoci subito nella notte e vediamo che cosa ci aspetta. Sarà la notte più difficile di tutte, vero? Ho già sudato per la notte venerdì. Facciamo un solo tentativo. Questa fa un botto di rumore, oh. Sente un cazzo, si sente. No! Cosa? Da tutti i parti, da tutto! Sono ovunque! Sono ovunque! Ah! Sono morto! Lo so che sono morto, è inutile che mi freghi, è inutile che mi dici bugie, sono morto, lo so. Lo so. So di esserlo. Riconosco il mio fallimento. Paura. Non ho mai avuto così tanta paura in vita mia. Non sento un cazzo. No. May not recognize me at first, but I assure you, that's still me. Cambiamo battuta, me lo dici da martedì. Che ne dici? Diventiamo un po' originali! Sto soffrendo, ragazzi, non lo vedete? Il vostro obiettivo è finito. Se mi uccidete, non soffrirò più. Se mi uccidete, non soffrirò più. Capite? La logica. Meglio tenermi vivo e sofferente. Piuttosto che torturarmi. Cioè, sì. Piuttosto che uccidermi e darmi la grazia, no? Dai! 2! Uno qui e uno in fondo! Ancora dall'altra parte! Questa è pazzia! È lo sbarco in Norimberga questo! Tu sei pazzo! Sono morto! Lo sento! Lo so! Lo so io, lo sai tu, lo sappiamo tutti! Sei ancora! Non riesco a fare un cazzo! Dio mi perdoni per quello. Sono morto. Perché? Perché? Perché lo sto facendo? Padre nostro che sei nei cieli. Perché sto... Sono sei! Cosa? Sei matto! Beh, buon uomo, si deve far curare!
Dietro di me! Faccio ridere io! Ma cazzo! Porca troia! Non puoi darmi un Kalashnikov per difendermi? Una maledetta torcia? Ma dammene due, la tengo così e col naso uso la tastiera? Ancora! Cosa vuoi di più? Tieni la torcia! Tu sei pazzo! Non riesco a fare niente! Ancora! Vattene via! È vero, avevo il PC acceso, effettivamente. Hai ragione. Sto gridando inutilmente, errore mio. Riconosco il mio errore. Vedi? La dignità dell'essere umano? Quella che tu non riconosci minimamente? L'uomo che... il tizio che ha inventato sto gioco, un torturatore! È un uomo che si diverte a vedere le persone soffrire! E non dite che non è così! Ti vedo! Ti sento! Cioè, in realtà non ti vedo, ti sento! È solo per mettergli un po' di caga. Ho spento tutto! Sei contento? Sto cuocendo come un ovetto alla coq. Yes. Please, don't bully me, senpai. Ok, davanti a me. Ho avuto un brivido tremendo. So che sto per morire. Ho avuto un brivido tremendo. Via! Vattene! Non c'è niente qui! A parte un uomo di 40 anni che sta gridando come una fighetta! Dai! Posso? No. Posso? No! No, appena mi sono girato lui... Strisciare come un verme. E ne vai! S'il vous plaît, get the fuck out of here. Ok? Posso? No. Sei una merda! Sei un bullo! Che gode delle sofferenze di un povero orfanello. Posso? Ok, attiva sta merda finalmente. Ma che advertising, tua zia ti avvertizzo. No! Ho premuto per sbaglio. Perché sono nato stupido? Non potevo nascere genio? I miei cromosomi non potevano essere del numero esatto? No! Devo nascere difettoso e stupido. Non conforme. Ok, sono tutti in fondo. Stappa i cessi. Stappa lo champagne. Perché la mia notte sta per terminare, bastardi! Sento qualcosa.
bastardi come si muovono? Quanto si muovono? E pazzi questi. Chi va sta roba, va? Vaffanculo. Spento, non c'è niente. No, posso? Fuck, yes, please. No, aia. Mi piace gridare in anticipo, ok? Soffro prima del previsto, non ho imparato da Socrate. No, da Seneca. La persona soffre più nella sua immaginazione che nella realtà. Era un bravo uomo, Seneca. Era un genio. Posso? Posso guardare i porno? Forse. Ordina tutto. Basta, madonna! Prendi un fazzoletto, asciuga... Sai cosa ti prometto? Se non ti stai muto, ti trasformo in pezzo di ricambio per un vibratore. Io finora ho sempre mantenuto le mie promesse. Ragazzi da casa lo sanno! Spegni. Spegni e raffreddiamoci un po'. Non ho la ventilazione silenziosa, che idiota! Puedo? Mirar? No, alla mia schierda? Non puedo. Signor! Prego! Fanculo! Sto morendo di caldo! Arrivo da tutte le direzioni, cazzo! Posso? Grazie! Maledetti! Attiva sto schifo! Fai questo! Piantala di sudare! Non si suda sul posto di lavoro! Non è previsto dal nostro contratto! C'è qualcosa dietro di me? No? Dai, l'ultima! Ti prego! Ti prego, l'ultima! Sì, onoratemi, pregatemi, un tempio in mio onore. Stai zitta e riconosci la tua inferiorità di fronte a me. Che goduria. Questo non era un regalo. Allora, questo era un regalo per noi. Sei riuscito a riunirli tutti in un solo posto? Proprio come lui ti ha chiesto di fare? Tutte quelle piccole anime in un solo posto? Solo per noi? Un regalo? Ora possiamo fare tutto quello per cui siamo stati creati. Essere completi. Ti renderò felice, papà. Guardami. Ascolta. Assisti. Mi spiace interromperti, Elizabeth. Se ancora ti ricordi quel nome. Ma mi dispiace che tu sei stata ingannata. Non sei qui. Sei stata chiamata per ricevere un regalo. Non sei stata qui per uccidere quei bambini. Sei stata chiamata qui in un insieme di inganni, in un labirinto senza uscita. E non c'è nessun regalo. Non hai neanche capito che era una trappola. Hai girato in cerchio, inseguendo i pianti di un bambino che non esisteva.
Pensavi di riuscire a raggiungerli. Nessuno di voi riuscirà mai a raggiungerli. È così che finisce la vostra storia. E per voi? Per te? Mio coraggioso lavoratore. Non so come tu abbia trovato questo lavoro. Con grazie per aver fatto questo. Io sono vicino. Questo posto non verrà ricordato. La memoria di tutto ciò che ha iniziato questo può finalmente sparire. E il dolore di tutte le tragedie sparirà insieme a questo. Tutti i mostri intrappolati in questo posto verranno bruciati e i loro spiriti troveranno la pace. Per tutti voi credo che ci sarà la pace, probabilmente dopo che il fumo verrà pulito. Tuttavia, per uno di voi, il peggiore di voi, il più profondo inferno si è aperto per accoglierlo. Amico, mia figlia, se puoi sentirmi, sapevo che saresti tornare. È nel tuo cuore proteggere l'innocente. Mi dispiace quel giorno in cui sei stata chiusa fuori, lasciata morire. Nessuno c'è stato per aiutarti. E lì ciò che sei diventata. Avrei dovuto sapere che tu non eri contento di sparire. Come mia figlia non sono stato in grado di salvarti allora. Ma adesso è arrivato il momento di riposare, per te, per tutti coloro che hai portato nelle tue braccia. Qui finisce per tutti noi. Fine della comunicazione. Congratulations on completing your work. Ho capito tutto. We apologize if your situation wasn't presented. Congratulazioni per la tua situazione. E ci dispiace che la situazione non sia stata presentata come doveva essere, ma è importante che le tue azioni siano genuine. Qui a Fazbear noi diamo valore alla famiglia, al divertimento e al cibo, ma tuttavia più di altro valutiamo ancora di più. Mi hanno licenziato. Non c'è più motivo per te per tornare a Fazbear Entertainment, in quanto Fazbear Entertainment Certificate of Completion. E hanno chiuso il mio posto, vabbè che è bruciato. Allora, ho capito tutto quello che è successo. Questo discorso, chiunque sia, ancora. Questo è il Freddy, lì, Five Nights at Freddy's finale, ragazzi. Questo è l'ultimo gioco del capitolo. Questo pone fine a tutto. Cioè, nonostante ci siano ancora Security Help Wanted, Security Breach, devo ancora vedere come funzionano, però so che Scott ha lavorato con altri studio per crearli. Tuttavia, questo è il gioco che pone fine a tutta la storia che è successa fino ad adesso. Perché, praticamente, cosa è successo? Tutto quello che abbiamo fatto noi, tutto il nostro lavoro, noi eravamo una guardia di sicurezza che ha trovato questo lavoro per chissà quale fortuna. Tutto quello che abbiamo creato era finto, tutte quelle risate dei bambini, la musichetta che sentivamo in sottofondo, tutta l'organizzazione del supermercato, del ristorante, era tutto finto per attirare tutti gli animatroni malvagi e non che sono stati maledetti da Springtrap. Questo tranello è stato creato dal tizio che faceva le comunicazioni, no? Durante il riciclo dei animatroni e tutto il resto. E ci ha detto che abbiamo fatto un ottimo lavoro prima di tutto e che questo era un intricato labirinto per intrappolarli tutti e farli girare così. Per questo noi dovevamo sopravvivere cercandoli di farli girare all'infinito tutte le notti fino a sabato, ovvero la giornata, ecco perché ce n'erano 8. Noi ne abbiamo riciclati 4, ma alla fine a quanto pare li abbiamo attirati tutti perché c'era la festa enorme per i bambini e quindi la voce si è sparsa e tutti gli animatroni coinvolti fino a Five Nights at Freddy's 5 sono stati attirati da Bay, Circus Baby, Funtime, tutti quelli che volete. Funtime non c'erano, però tutti sono stati attirati, tutti quegli animatroni in cui c'era l'anima di un bambino oppure l'anima di William Afton. Ragazzi, mi avete detto che si chiama William Afton, che era il responsabile di tutto, il serial killer che uccideva tutti i bambini ed è diventato Springtrap poi. Per lui, infatti, il tizio della registrazione, chiunque sia, ha detto che lo aspetta l'inferno peggiore, mentre per tutti gli altri spero che le vostre anime siano liberate. E, a quanto pare, c'era anche la bambina di quest'uomo della registrazione, che era la bambina che è stata uccisa nel secondo FNAF, quello era un bambino, io pensavo, il bambino che piangeva, no? Che era rinchiuso fuori, era una bambina che era rimasta intrappolata, rinchiusa fuori. Lei era quella che praticamente ha messo le anime dei bambini che sono stati uccisi dalla Springtrap nei vari animatroni e tuttavia loro sono stati corrotti in qualche modo e andavano in giro ad uccidere. L'idea di questo gioco è stata di attirarli tutti fino a FNAF 5
rinchiuderli dentro questo labirinto, sopravvivere abbastanza a lungo da tenervi in trappola e dar fuoco a tutto. Credo che la guardia sia sopravvissuta perché ha detto che c'è una via d'uscita e quindi credo che io sia scappato. Però tutti gli altri animatroni sono stati liberati, ragazzi, incluso Springtrap. Quindi questa è la fine di tutta la nostra storia. Grazie per avermi guardato fin qui, ragazzi. Spero che la mia spiegazione sia giusta. Controllerò, ma credo di aver capito tutto, credo che questa sia il vero finale di Five Nights at Freddy's. Tornerò con un'altra serata indie horror. Nel frattempo vi ringrazio per avermi guardato fin qui, mi auguro di vedere la prossima serata indie horror. Non dimenticate mai che siete migliori, vi voglio un mondo di bene, vi ringrazio per tutto.